Tanto tanto tempo fa, nei villaggi incastonati tra le verdi valli del Trentino, si diffondeva l'arte del merletto a tombolo, una lavorazione artigianale che consiste nel sapiente intreccio di filo e fuselli. Ce ne parla la maestra Iole Rigatti, che abbiamo incontrato al MEZ, il Museo Etnografico Trentino di San Michele all'Adige, in occasione di una mostra dedicata. Grazie Iole per il tuo tempo. Prego, c'è di che. So che vai in giro per le valli trentine a diffondere un po' di conoscenza di questa lavorazione artigianale. Sì. È appropriato definirla adesso, oggi, una sì. forma d'arte? Infatti la chiamano arte morbida. E ho sentito che adesso c'è addirittura un movimento per farlo diventare patrimonio UNESCO. In Belgio e in altre nazioni l'hanno già ottenuto. In Italia credo che siano riusciti a ottenerlo solo le merletaie di Isernia. Due Natali fa hanno fatto l'albero di Natale in piazza Tombolo. Che cos'è che lo differenzia dagli altri tipi di ricamo? Non c'è un supporto di tela, che il ricamo si fa sulla tela, mentre invece qui non abbiamo il supporto della tela, lo lavoriamo su un attrezzo, sul tombolo, e per cui è tutto un'altra cosa. In quale parte della lavorazione in particolare c'è l'aspetto anche più creativo? La parte più creativa è nel disegno e poi anche nell'interpretare il disegno. Si possono utilizzare punti semplici oppure punti più complicati, più elaborati, e andando magari a copiare magari merletti del Belgio, merletti di altre scuole, si possono mescolare. Una volta era rigido il protocollo, ogni località aveva il suo merletto tipico. Adesso, almeno io, scopiazzo un po' di qua, un po' di là, così è un po' più creativo. Volevo sapere se appunto i disegni hanno delle diversità a seconda delle scuole di provenienza. I disegni sono diversi a seconda delle scuole di provenienza, o per meglio dire le città o le zone di provenienza. Perché ad esempio la scuola di Cantù tiene molto ai riccioli, che servivano all'atto commerciale per definire il pagamento alle merlettaie. Altri merletti andavano a metro, mentre invece adesso, siccome almeno noi nel Trentino non lo facciamo più per professione ma per hobby, non calcoliamo più il prezzo, per cui possono essere vari. E le merlettaie hanno sempre guadagnato pochissimo, hanno perso la vista per lavorare, e chi guadagnavano erano i mercanti, perché nell'Ottocento, nel Settecento i merletti costavano al pari dei gioielli, però alle merlettaie arrivavano le briciole. Volevo sapere invece come nasce questa passione. Ma la passione è nata quando che la mia mamma ha visto i manifesti che pubblicizzavano la scuola di merletto dell'Istituto Tecnico Industriale Buonarroti di Trento. E mi ha iscritto, ovviamente, mi sono fatta il corso. Durante le vacanze di Natale ho insegnato i campioncini alla mia mamma, che la mia mamma voleva impararlo, e quando sono tornata a scuola la maestra fa venire anche la mamma, e per cui per un certo periodo abbiamo frequentato insieme il corso. Poi ho ottenuto il diploma di merlettaia, quindi di merlettaia specializzata. La scuola di Clese è stata chiusa e per cui ho lavorato per conto mio. Adesso penso che il suo sviluppo sia nel fatto che è rilassante e che si può, adesso nell'epoca tecnologica, lavorare con le mani sia una valvola di sfogo per lo stress quotidiano. Siamo sempre in cerca di nuove allieve per tramandare la lavorazione, perché se non qualcuno, qualche giovane non lo impara, va a perdersi. La vedremo solo nei musei. L'aspetto forse più interessante del tramandare questa antica tecnica del ricamo è che insieme si tramanda la storia di intere generazioni di donne che per secoli hanno lavorato duramente, giorno e notte, al tombolo in cambio di pochi spiccioli, dando vita a una vera e propria forma artistica che oggi in diversi comuni italiani è riconosciuta come patrimonio UNESCO dell'umanità. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al nostro canale se volete approfondire itinerari, temi e tradizioni del Trentino. Ciao a tutti!